Quindi freschi, crude? Sì, io fresche, sì. Lavato. Lavate. Poi volevo dire che i dolci che sta preparando la nostra signora sono con la ricotta di zenzero, si usano e si chiamano i chinulidi. Chinulidi? Sì, sì, i panzerotti. Sì, sì, i panzerotti. I dolci della pasta. Sì, questi sono emiliani, signora, sono i tortellini. Invece i nostri sono brava, sì, sì. Sì, sì, li faccio anch'io. E le fanciale. Adesso li riempiamo con il ripieno delle nepitelle, signora, anche. Le nepitelle con la mostarda calabrese che l'uva passa col vino cocco. E che andiamo a riempire adesso i nostri tortelli. Questi sono tortelli, sì, va bene. Sì. No, non perdiamo le tradizioni, forse sarò pesante, ma sono sempre attenta al tema quando telefono io. Sì, sì, infatti. Penso faccio piacere. Sì, io assolutamente, signora, assolutamente sì, la ringrazio sempre perché è sempre molto gentile. Grazie. Signora Bella. Ma invece che quando andate? Noi, come permissione alle 7 di sera. Questa va il mattino alle 5 se non sbaglio, poi in tarda notte signora, quindi dopo le 2. Comunque una cosa, la signora, questo l'impasto non è come i tortelli, cioè come la pasta frolla che facciamo i panzerotti, è diverso signora. L'impasto è leggermente diverso signora, sì. È la pasta sfoglia quella. No, no, non è pasta sfoglia, è proprio la tipica ricetta di questi dolcetti. No, quella no, quella sì. Noi usiamo, io uso la pasta frolla quando faccio questi con la ricotta, le nepitelle, ecco. Mia madre li spianava proprio, tipo pasta sfoglia li faceva. Sì, sì, questi no, si lavorano così, oppure una si pure col mattarello, signora, però l'impasto è diverso. Sì. Allora, adesso ne facciamo un pochino. Allora, buonasera, buon buonasera signora, e grazie. Grazie del contributo che date tutti alla città, alla popolazione calabrese. Grazie la signora. La cucina unisce la popolazione, signore. La cucina unisce la popolazione. La cucina unisce, ha ragione, perché signora. Perché la nostra storia, perché ci sono piatti che si fanno la nostra gastronomia, anche se rivisitati, fanno parte della storia, per questo mi interessa la cucina, non che io sia una grande cuoca. Certo, signora, grazie. Grazie mille. Buonasera. Buonasera, signora. Sì, sì. Allora, il numerino della nostra amica di prima dovrebbe essere questo, 329-98-137-53. Ah, ecco. Benissimo. Benissimo, adesso facciamo un pochino di ripieno. E intanto la signora va a mettere il ripieno delle nepitelle. Delle questo. Nepitelle, sì. Ok. Si possono fare anche le nepitelle con questo ripieno. Quindi questa è una ricetta emiliana, sì, sì, Elena. Sì. Non è i panzerotti li facciamo con la pasta frolla oppure la pasta delle cuzzupe, però questa è diversa intanto, la ricetta. Intanto signorella, noi continuiamo, sì. Tra poco c'è la pubblicità. Sì, sì, benissimo. Però noi procediamo con il tutto. Al rientro faremo vedere anche altre ricette perché la signora Elena stasera ci sta preparando tanti ottimi dolci, veramente. Quindi rimanete con noi perché c'è la pubblicità, tra poco.